Grazie. Prego, Andrea Corrado. Cari amici, è sempre un grande piacere vederci al congresso, che è un avvenimento stupendo. Io sono stato un fondatore con Ravera della Lega Nord a Pieve Emanuele, sono stato 19 anni presidente della Lega Ligure, 5 anni senatore dal 2001 al 2006. Volevo parlarvi, dopo questa breve presentazione, del euro, moneta senza sovranità. Era il titolo della Padania del 23 giugno 2005. L'avevo fatto io l'articolo e ne ho fatto un breve assunto. Salvini mi ha detto che avevo prevenuto di 8 anni quello che sarebbe successo. Quando fu fatto l'euro, il premio Nobel dell'economia Milton Friedman, gran suggeritore di Greenspan e Bush, disse una volta al suo allievo Antonio Martino di dire a Fazio dalla Banca d'Italia di tenere il cliché della lira, perché secondo lui l'euro imploderà, perché è una moneta finta e non reale, perché non ha un Parlamento vero che lo sostenga, ma un Parlamento finto, in quanto quello europeo non ha potestà legislativa, ma solo quella di fare proclami. Abbiamo poi una Germania che ha un tasso di inflazione del 40% in meno dell'Italia. La situazione ricorda quella dell'Argentina, che aveva adottato una moneta non sua, cioè il dollaro. Dopo 10 anni è andata in bancarotta. Noi non andremo in bancarotta perché fallirebbero tutte le banche d'Europa e d'America. Perciò ci lasceranno tornare alla nostra moneta per evitarlo. Io penso che a fine anno, poco più in là, non ci saranno più soldi per pagare le pensioni, perché queste vengono pagate con i soldi e i contributi dei giovani, che però sono senza lavoro e quindi non pagano. Qualunque cosa facciano Renzi e Letta, il centrodestra vincerà le prossime elezioni. Oramai il tempo è scaduto. Viva la Lega Nord, viva la Padania!